desideri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio. Così dice il Signore. Esulta grandemente, figlia di Sion. Giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalco un asino, un puledro figlio d'asino. Farà sparire il carro da guerra dai fai, tutti insieme, benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome. La lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola che si traspare dal suo atteggiamento, quale deve essere anche il nostro atteggiamento, perché il Signore attraverso le scritture ci parla e ci dice anche le modalità attraverso le quali possiamo giungere a questa sospirata e agognata meta che è Gesù Cristo. Ripeto, l'unico maestro, ecco, della vita, l'unico che ci dà quelle parole di gioia, di speranza, di consolazione. La nostra preghiera. Diciamo insieme: donaci, Signore, un cuore umile. Donaci, Signore, un cuore umile. Per il popolo santo di Dio, alla scuola del Maestro Divino, ciascuno avverta l'urgenza di testimoniare con umile pazienza e gioia la vita buona del Vangelo. Volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo delle sue grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò sacramentalmente. Vieni spiritualmente nel mio cuore, come già venuto io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Tutto è mio passato, io lo fido a te, Gesù, vedi gloria mio Signore, tutto in te riposa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non ho sentito. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica, anche grazie. Se grazie.